Alessandro Garulla, presidente dell'Associazione 1795. Oggi abbiamo gettato le basi di quel grande progetto del quale abbiamo parlato recentemente. Oggi una mostra, domani un grande museo diffuso sul territorio per ricordare dei fatti che hanno cambiato la storia degli ultimi due secoli. Sì, è proprio così. Vogliamo rifare il museo, vogliamo fare un museo dove inglobare e ricostruire la scialuppa di Caponoli, altre cose relative alla battaglia di Loano e poi un progetto turistico, un museo all'aperto, raccogliendo tutte le testimonianze che abbiamo e valorizzandole. Oggi all'inaugurazione abbiamo visto tante autorità locali e la risposta dei comuni mi è sembrata eccellente, tutti si sono disposti a contribuire. Sì, effettivamente è così, sia tutti e quattro comuni interessati del Finalese. E avremo una mano anche da società tipo quella delle città napoleoniche, una mano molto importante per quanto riguarda il progetto turistico. E tra l'altro oggi abbiamo assistito a delle strette di mano tra personaggi storici, discendenti di Napoleone, Nelson, Caracciolo, che mai avremmo potuto immaginare che si incontrassero. È successo proprio qui a Finalborgo ed è stato un momento di grande valore emozionale, ancor più che storico. È vero, è verissimo, i due nemici giurati di allora, quelli che hanno deciso le sorti dell'Europa e della storia di allora, Nelson e Bonaparte, non si sono di fatto mai incontrati, si sono incontrati qui gli eredi, tra le altre cose una cosa che mi ha colpito in particolar modo è che si sono assentati e hanno parlato fra loro per 20 minuti. Sarebbe emozionante sapere che cosa si sono detti, probabilmente non lo sapremo mai, ma la cosa importante è che adesso andiamo avanti con tanti progetti importanti per il comprensorio. È vero, cominceremo a parlare di concreto oggi pomeriggio proprio con i quattro sindaci e con questa società delle città napoleoniche.